grande importanza assunto il salto Supermans con Donovato che dalla prima posizione fate andare insieme a Vicario, Donovato Vicario, tutti e due giocatori. E agli altri due piloti adesso li ho visti passare, ma non ho la lista esatta, quindi attendo solamente il loro passaggio davanti per rendermi esattamente conto. So che davanti c'è Marcello, belli capelli, belli suoni, poi con il 6 e giusto c'è Matteo Greco in seconda posizione. E adesso vedremo intanto i distacchi, però Donolato che insieme a Vicario hanno fatto il Joker Rap, inizialmente sono lì già ridosso del secondo e del terzo, Pellicone, Matteo Grieco, poi con il 6.88 e Jason Cosotti, e adesso vanno loro due, vediamo se è tutto lato. Terreno in quest'ultima e si trova in ultima posizione perché adesso manca solo più Marcello, Pellicone, però intanto Vicario stava per approfittare di un intercetto di Greco, ci pare perché Bosotti adesso in seconda posizione, in terza posizione Jason Bosotti alle prime apparizioni qui, non all'esordio perché l'abbiamo già visto lo scorso anno. Intanto Donolato che aveva decisamente un ottimo passo, Mattia, e nei pressi ormai di Marcello Pellicone. Pellicone va di fermo 1.994, non dovrebbe avere problemi Donolato, anche se Marcello è un che a parte questa uscita di un paio di metri dietro a Mattia Donolato è riuscito con una buona condotta di gara dall'inizio a tenere a bada gli altri tre conseguenti che sono di tutto rispetto perché stiamo parlando di Bosotti, Matteo Grieco e Mauro Vicario, quindi non gli ultimi arrivati, tutt'altro. Miglior tempo per il momento 52.192 per Donolato che ormai va all'inizio, sta cambiando oggi la strategia del Joker Lab. Sta cambiando perché chi è in testa alla prima curva va avanti e normalmente se tiene un buon ritmo arriva a fare il Joker all'ultimo passaggio. Chi è viceversa ultimo all'inizio fa che fare il Joker Lab al primo giro. Gli altri si devono mostrare, adattare e studiare la strategia migliore. Qui invece sono già due hit consecutive in cui l'ultimo giro si passa con tutti e cinque i piloti che hanno già esaurito il loro Joker Lab. Ne ha approfittato molto molto bene Mattia Donolato che va a chiudere. Devo dire secondo per un pelo.